Ecco, quindi dicevamo nel video precedente che per curare il sistema immunitario a livello proprio emotivo, interiore, diciamo, come curiamo la nostra interiorità per rafforzarci interiormente e quindi rafforzare il sistema immunitario. Una di queste cose è protestare, cioè vedete qualcosa che non va nel mondo e quindi lo dite, lo gridate ben forte, no? Perché? Perché questo unisce tra le persone, perché questo vi dà anche una missione nel mondo, ci dà anche un senso di essere utili ad altri, perché poi dopo uno vede anche le risposte degli altri e quindi c'è, come dire, un'unione per un obiettivo comune. Ma anche ti fa sentire sì che ha senso, cioè la tua passione, tu utilizzi la tua passione, no? Quindi sì, protestare, cioè esprimere emozioni, avevamo detto prima, protestare. Poi le dipendenze, curare le dipendenze. Cioè, quali dipendenze ho e come posso superarle? Io, boh, molti di voi saprete che vengo da una storia di eroinomane, di tossicodipendenza da eroina, e quindi in realtà, e poi oltretutto, quello era in adolescenza, ma poi dopo io sono stata dipendente anche dalle persone. E poi ultimamente stavo fumando, ogni sera per calmare un po' un'ansia di fondo mi bevevo una birra. Non era tanto, ma comunque da sola bevevo. Cioè, e poi ero comunque molto attaccata a delle piccole dipendenze, il caffè, il fumo, appunto, l'alcol, i formaggi, mangiavo male, non mi prendevo cura di me, del mio corpo. Per cui, diciamo che un mese e mezzo fa, anche prima che scoppiasse veramente la pandemia, ho detto, io mollo, ho mollato tutto di colpo, certo, forse un po' esagerato, ma ho mollato appunto l'alcol, le sigarette soprattutto perché chiaramente se questa cosa è una cosa respiratoria, prima cosa fuori le sigarette. Io voglio vivere di più, ho tanto da fare e quindi ecco. E poi ho tolto il formaggio, tutti i prodotti da forno, la carne, lo zucchero. Anche il cioccolato, ho tolto lo zucchero, ecco. E quindi praticamente adesso mangio super sano, eccetera, con qualche trasgressione, perché oggi ho trasgredito e è sano trasgredire, perché sennò uno diventa troppo rigido e non va bene. E quindi praticamente ho tolto tutto questo. E cavoli, proprio mi sentivo, non solo mi sentivo, cioè che tutte i dolori che avevo, praticamente avevo le cervicali a pezzi, eccetera, avevo mal di schiena, eccetera, quello è scomparso completamente. E poi anche mi sento anche più bella, permettete, e mi sento anche così più forte, vado a camminare, faccio salite così, non sto ansimando, eccetera, e poi comunque mi sento bene con me stessa, mi sento che sto prendendo cura di me stessa. Quindi in realtà il superare le dipendenze, a parte il fatto che è totalmente connesso a quello che sta succedendo, perché se siamo adesso costretti e non possiamo fare le cose che amiamo fare, allora priviamoci ancora di altre cose, come diceva appunto questo testo che gira su internet, ci priviamo appunto di altro, no? E quindi diventiamo proprio padroni della nostra esistenza e questo ci fortifica interiormente. E infine, un'ultima cosa che ovviamente ci rinforza è la passione, ma la passione in un progetto. Ecco, se abbiamo un progetto può essere un progetto artistico, un progetto. Anche lo smettere di fumare è un progetto, comunque un progetto che non è facile, che non è facilissimo e che però, diciamo, risponde, corrisponde a dei bisogni propri che non sono ancora soddisfatti. E quindi questo progetto sappiamo che ci vuole un obiettivo, ci vuole una strategia per riuscire a,
realizzare questo progetto. Avremo anche dei momenti di down del progetto e poi dopo supereremo questi momenti e continueremo, non molleremo e andremo avanti su questo progetto. Ecco, il progetto proprio è una cosa che viene da dentro, dai propri bisogni, ma poi anche dalla propria passione, accende la passione, ecco. Quindi, secondo me, questi sono dei modi possibili, ce ne saranno mille altri, anzi, ditemeli proprio, sarei curiosa di capire come altro possiamo rinforzarci. Provatelo e fatemi sapere.